Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Class CNBC, linea mercati, ore 17, il caso del giorno, il CDA questa mattina di Telecom Italia che ha tolto tutte le deleghe all'amministratore delegato Genich, sostanzialmente sollevato, nei prossimi giorni già domenica un nuovo consiglio di amministrazione per nominare il sostituto. Una giornata comunque positiva a Piazza Affari, siamo tra le borse migliori in realtà in Europa, dove spicca solo il lieve calo di Londra, giù dello 0,14%, una Milano invece guadagna lo 0,66%. Oggi tanti i temi, a cominciare ovviamente dal caso Telecom. Ne parliamo con i nostri ospiti. Saluto e ringrazio innanzitutto la nostra collega Irene Elisei che ha seguito per la giornata il caso Telecom. Grazie davvero. E accanto ad Irene c'è l'amministratore delegato di Retelit, che è una delle più importanti società italiane per quanto riguarda l'ICT, ovvero proprio tutto il mondo delle infrastrutture per il mondo delle telecomunicazioni, e con noi il dottor Federico Protto. Buonasera, benvenuto. Grazie. Irene, a te parola e microfono, come si suol dire, una giornata campale oggi a casa Telecom Italia. Cosa è successo già dalla mattina prestissimo? Sì, una CDA straordinaria praticamente all'alba che, come dicevi, ha deciso di revocare completamente le deleghe all'ormai ex amministratore delegato Amos Genich. Peraltro la modalità è stata alquanto inusitata. Genich era infatti in viaggio per l'Asia per accordi sul 5G affari. Precipitare la situazione sarebbero state le dichiarazioni di Genich rilasciate ieri in merito alla rete unica, un progetto appoggiato dal governo che Di Maio ha detto di voler chiudere entro la fine dell'anno. La partita si gioca sicuramente sul futuro della rete. Il top manager israeliano infatti si è detto favorevole alla creazione in Italia di un singolo network di rete, aprendo a collaborazioni con Open Fiber e con Enel, ribadendo però la volontà di mantenere il controllo dell'infrastruttura e quindi di non voler cedere il controllo a terzi. Il progetto di Elliott, ricordiamo che ha la maggioranza in CDA nonostante abbia una quota dell'8,8%, quindi inferiore di gran lunga a Vivendi che nel piano invece il 24%, ha un altro progetto, e da lì è partita anche una bella sfida in termini di comunicati, perché la media company francese Vivendi ha parlato di una sfiducia e l'ha definita una mossa cinica e pianificata volontariamente in segreto per destabilizzare e influenzare i risultati della società, una decisione presa in modo vergognoso, quindi anche le parole sono state peraltro molto forti. Una risposta secca arrivata dal fondo speculativo americano Elliott, che ha parlato di Genich con una opportunità per l'amministratore delegato di creare valore, e anche supportata dalla stessa Elliott, che nella realtà dei fatti non ha portato a reali progressi secondo Elliott, e anzi ha dimostrato di rappresentare un impedimento per la creazione di valore. Un ennesimo comunicato è arrivato in via ufficiale da parte della stessa team, dove sostanzialmente si parla di un lavoro svolto da Genich in continuità rispetto al passato, perseguendo però senza raggiungerli gli obiettivi indicati nel piano industriale che poi hanno portato a quella maxi svalutazione a 2 miliardi di euro di cui abbiamo parlato la settimana scorsa in concomitanza ai risultati dei primi 9 mesi dell'anno. Che cosa accade in questo momento anche in termini di valutazioni sul titolo? Una giornata estremamente volatile in borsa per TIM, che ricordiamo resta comunque con un valore per azione sui minimi da circa 5 anni a questa parte. Nei 14 mesi di operato di Amos Genich il titolo ha perso il 35%. Una giornata, dicevamo, molto volatile. Poi sono arrivate in mattinata una serie di promozioni, di conferme, di rating a comprare da parte di molti analisti che a questo punto guardano proprio allo sviluppo della partita sulla rete. E si parte da una opzione, ossia quella di creare una rete unica, quella voluta appunto dall'esecutivo e appoggiata da Elliott, che andrebbe in direzione di un modello simile a quello fatto su Terna e su Snam, quindi un operatore principale che poi dia ai vari operatori parte della rete da gestire. In questo modo, secondo gli analisti, si arriverebbe a una valorizzazione della rete che dagli attuali 10-15 miliardi si potrebbe portare fino a 20 miliardi di euro. Sarebbe positivo in termini di abbattimento del debito e quindi di conseguenza prezzi competitivi sul mobile, competitivi nei confronti dell'operatore Iliad. Dall'altro si parla invece di una Vivendi che potrebbe cogliere al balzo le deleghe revocate a Genich per convocare un'assemblea straordinaria e recuperare il controllo del consiglio di amministrazione. Un'opzione che, secondo fonti finanziarie, potrebbe anche portare Vivendi a decidere di cedere poi il controllo ad un operatore internazionale come ad esempio Orange. Questo è uno dei nomi che sono circolati in questo
queste ultime ore. Infine, parliamo del futuro della governance. Domenica, dicevi, c'è un consiglio di amministrazione straordinario convocato per trovare un nuovo amministratore delegato. Si parla in questo momento di un AD, il nome potrebbe essere quello di Alfredo Altavilla, al momento membro del board di TIM. Accanto a lui potrebbero esserci tre direttori generali. Si parla del CFO Peluso e accanto a lui due manager interni provenienti dall'area business. E questo è il quadro su Telecom Italia. Insomma, ci resta soltanto che vedere domenica quello che succederà. Ricordiamo Altavilla, che ha appena lasciato Fiat Chrysler e quindi in questo momento è in cerca di un posto di lavoro. Grazie davvero Irene Elisei. A caldo, Torra Proto, lei che vive proprio nel mondo delle telecomunicazioni, nell'ambito dei servizi della ICT, come valuta questa giornata campale in casa Telecom con il fatto di essere state ritirate le deleghe, se vogliamo una defenestrazione da parte del CDA per Genish, che sembrava godere anche un po' della fiducia del nuovo azionista Elliott? Dunque, è sempre difficile parlare di società del settore senza poi entrare nello specifico. Quello che si può dire e che vediamo noi è che sicuramente una compagine azionari, una set azionari abbastanza poco stabili da un lato, dall'altro un titolo che oggettivamente non ha performato nel migliore dei modi, specialmente negli ultimi sei mesi. La svalutazione di cui si parlava prima, che forse anche questa era aspettata, ma non, almeno vedendola un po' dall'interno, non effettivamente in questi tempi, sto parlando della svalutazione della rete in rame, nonché anche l'ingente sborso che è stato fatto, 2 milioni e mezzo per le licenze 5G, ecco, il combinato di queste situazioni è possibile, è probabile che abbia in qualche modo indotto un po' un cambio di passo. E quindi dice tutto un insieme, un combinato disposto, come si suol dire nel gergo giuridico politichese, che poi ha portato alla defenestrazione di Amos Genish. Le ha toccato un punto molto importante, dottor Proto, che è la rete unica. Nella ricostruzione che ha appena fatto per noi pochi istanti fa Irene Elisei, si dice potrebbe essere anche stata la goccia, le dichiarazioni di Genish sul fronte della rete, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci aiuti a capire, una rete unica che metta dunque a fattor comune la rete di Telecom Italia con quella che è ancora in fase in realtà di costruzione da parte di Open Fiber, cosa vorrebbe dire per noi consumatori del mondo Telecom? Ma innanzitutto, quando parliamo di rete unica dobbiamo sempre distinguere tra quella che è la rete in fibra, che è quella che sta costruendo Open Fiber e che ha anche costruito in parte Telecom Italia, e la rete in rame, che è quella che arriva a casa nostra, arriva in tutte quello le case. Quello doppino di una volta. Famoso doppino, esatto, il famoso doppino. Bene, la combinazione di queste due reti, perché non è detto che dappertutto la rete in fibra debba andare a sostituire. Sicuramente nelle grandi città sì, ma nelle zone rurali eccetera può anche darsi che almeno per un certo periodo la domanda non sia tale da giustificare un investimento in fibra, chiunque lo faccia, così ingente come la costruzione di reti in fibra ottica. Da un punto di vista dell'utente finale, sia esso consumer, sia esso business, sia esso mobile, nel senso che tutte le base station degli operatori mobili hanno sempre più bisogno di essere collegate in fibra, di sicuro questo comporterebbe di sicuro un'accelerazione dell'infrastrutturazione da questo punto di vista, con indubbi vantaggi, senza però naturalmente dimenticare quelli che sono gli investimenti che effettivamente sono stati fatti parte dal pubblico ma anche parte dai privati, e quindi un tipo di creazione, come diceva la Elisei prima, sul modello SNAM eccetera, quindi anche rendendola pubblica evidentemente, con però le dovute cautele, perché molti di questi investimenti sono poi stati fatti dai privati. Detto questo, non abbiamo solo le reti, che sono quelle sicuramente più importanti, Telecom Italia e la costituenda rete di Open Fiber, ma l'Italia è piena di infrastruttura e ha molta fibra ottica che potrebbe essere assolutamente, fatto salvo quanto detto relativamente agli investimenti privati, messa a fattor comune, con indubbi vantaggi sicuramente per le nostre aziende e per il nostro
Quindi lei in qualche modo si sente di dire che è un buon progetto quello di avere un'unica rete, mi sembra di capire. Per quanto riguarda il settore, l'abbiamo detto in apertura, voi rappresentate una delle società principali nel mondo dell'ICT Technology. Allora, le chiedo come sono andati i primi 9 mesi, dottor Protto, a cominciare dal fatturato che ha evidenziato una crescita a 2 cifre, più 14%, un utile netto invece in lieve calo. Ci può illustrare come sono andati questi primi 9 mesi del 2018? Dunque, la crescita che noi abbiamo registrato in termini di volumi è una crescita principalmente trainata da quelli che sono i nostri nuovi investimenti, i nuovi servizi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Nuovi servizi per la clientela business e per la clientela wholesale in ambito nazionale, nonché la piena operatività del nostro cavo sottomarino che dall'area del Mediterraneo attraverso il Middle East e l'India arriva fino ad Hong Kong. Questi sono i principali driver della nostra crescita. Peraltro, se l'utile netto è in lieve calo, l'EBITDA, che è uno dei parametri più importanti per società e per aziende infrastrutturate come la nostra, in realtà è in crescita del 37%. Rispetto all'anno scorso abbiamo sicuramente il peso in più sulla linea degli ammortamenti dell'investimento, appunto, del cavo sottomarino e di altri investimenti che abbiamo fatto e che continuiamo a fare in infrastruttura, nonché una serie di spese straordinarie che abbiamo dovuto sostenere per consulenze, spese legali, eccetera. Al netto di questi effetti, chiamiamoli così, straordinari, in ogni caso anche l'utile sarebbe stato sicuramente in grande crescita rispetto allo scorso anno. Positivo per l'intero 2018? Assolutamente positivo.